Benvenuti a tutti quest'oggi al Salotto Culturale di Day Italia News. Abbiamo con noi un ospite, l'editore e scrittore Giorgio Bernard, che oggi ci parlerà dei suoi lavori. In particolare introdurrà Benedetta e Nicolò. Sì, buonasera. Benedetta Nicolò è un titolo che è già presente in libreria da diverso tempo, da qualche anno, ma continua a essere il libro a cui sono più legato. È un libro che racconta una storia vera di una mamma e del suo bambino affetto d'autismo e della storia della loro riabilitazione come madre e figlio, prima ancora che come persone con una problematica, ecco, clinica comprovata. Il libro è stato voluto da Benedetta, che oltre ad essere un personaggio, è una persona vera, Benedetta Bagni, che ha fatto di tutto perché questo libro vedesse la luce e fosse un veicolo anche concreto di positività per quanto riguarda i ragazzi come Niccolò, che insomma hanno il loro bel da fare, il loro bel lottare. Il libro è stato pubblicato più di 2 anni fa e tutto quello che è stato ricavato a livello di incassi è stato sempre devoluto per progetti concreti, sia la parte spettante agli autori che quella dell'editore, a progetti concreti per i ragazzi che vivono con questa realtà complicata. Per cui è stato non solo una testimonianza, ecco, ma anche uno strumento estremamente concreto che ha permesso di sentirci utili e abbastanza presenti, ecco. Facciamo un'altra domanda a Giorgio. Viviamo questo momento di grande difficoltà, che rappresenta anche sta rappresentando una difficoltà, di interazione, no? Per i giovani con il mondo degli adulti dovuta all'emergenza Covid che abbiamo vissuto. Ecco, abbiamo riscontrato difficoltà, soprattutto nei sordomuti, no? Con la questione dell'uso delle mascherine, che fortunatamente adesso si sono create delle mascherine anche aperte, diciamo con la bocca visibile, che permettono la lettura del linguaggio labiale anche per loro. È stato per un momento difficile. L'autismo, quindi, di fronte a questa realtà, secondo te, da scrittore, come viene vissuto in questo momento? Ma la cosa è comunque, la situazione è estremamente complicata. E non lo dico da scrittore perché, insomma, lo dico da testimone diretto di quelle che sono le situazioni inerenti ai ragazzi che soffrono di queste problematiche. Perché tutta la terapia si svolge sulla base dell'interazione, cioè l'interazione fisica tra gli educatori, i neuropsicomotricisti, gli psicologi e i ragazzi che appunto sono seguiti da loro. La distanza è un forte handicap perché tutto quello che viene fatto normalmente viene fatto con un lavoro di comunità. Nel libro si racconta proprio della terapia societaria praticamente, cioè a farsi carico dell'intervento sui ragazzi non è solamente la struttura paraospedaliera, ma è tutta una città, per cui gli operatori sono anche i negozianti da cui i ragazzi si recano per fare la spesa per il centro, i gestori della palestra dove loro vanno a fare esercizio, che non è interna all'ospedale, ma è proprio una delle più esclusive palestre di Empoli. Il libro si svolge tra Certaldo e San Miniato, per cui è una grossa difficoltà questa, veramente notevole per questi ragazzi. Quindi ritieni che viviamo in un momento complesso, e che cosa, ecco, cos'è che le scuole, le agenzie culturali dovrebbero fare in questo momento, proprio fronte a questa emergenza, e per non far aggravare ancora, no, questo stress a questi ragazzi? Ma io penso che in un momento del genere la cosa più utile e più concreta che una persona come me può fare è fare un passo indietro e lasciar decidere a chi è deputato a tale compito. Tra l'altro è un momento di grande confusione in cui chi dovrebbe prendere decisioni, ma non solo per i ragazzi autistici, ma è in grande difficoltà perché è difficile in un momento come questo, in ogni momento,
di difficoltà come questo, assumersi la responsabilità del, soprattutto quando siamo in un contesto di cui si conosce pochissimo. La sensazione che si ha è che ci sia un rimando a fonti più attendibili, c'è questo organismo sovrano che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però anche loro non sanno mascherina sì, mascherina no, per cui ecco, se posso esimermi mi guardo bene dal darti una risposta. È importante capire una cosa, che abbiamo vissuto anche dal punto di vista culturale un periodo di forte crisi, no? Dai cinema ai teatri, chiusure, tutto serrato, dando ecco, un disagio anche all'utente, perché culturalmente siamo abituati, abbiamo bisogno di queste cose, del contatto, l'interazione diretta, vera. L'editoria, ecco, che momento ha vissuto? Dunque, il mio primo lavoro come tempo di assorbimento e anche come reddito è quello di direttore editoriale, e in redazione abbiamo vissuto dei momenti complicati, primo perché l'ufficio non era strutturato per avere le distanze quelle previste, secondo perché tutta la filiera si è bloccata, per cui messaggerie ferme, le librerie chiuse, era un bel dire vabbè ma esistono i libri elettronici, in realtà per una casa editrice come la nostra, io lavoro per il gruppo Tempo Libero, è stato un momento veramente duro. Per dare un'idea, 5 persone su 6 a casa in cassa integrazione perché non potevano fisicamente lavorare, e io stesso non ho saputo per un po' di tempo se sarei riuscito a tornare al lavoro oppure no, per cui lavoravo assiduamente chiuso nella cantina di casa, ma con rapporti sociali prossimi allo zero. Nell'arco di 3 mesi, quella che è una casa editrice come la nostra, un gruppo editoriale che in un periodo del genere riesce a sfornare 30-35 titoli, ne ha sfornato uno solo, una raccolta di poesie, e ora stiamo faticosamente ripartendo, comunque con 2 titoli molto, molto importanti secondo me. Uno è un romanzo storico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale sulle sponde del Piave, con tutte le vicende che anticipano e poi seguono Caporetto, e quindi la disfatta e poi la rivincita italiana, è un libro ancora più attuale che è intitolato Lucertole, che parla di medici, infermieri, soprattutto anestesiologi in prima linea nella battaglia di tutti i giorni contro la malattia e la sofferenza. Non è un libro che parli di pandemia, ma è un libro che comunque parla delle persone che in questo periodo difficile hanno dato probabilmente il massimo di loro e pagato il prezzo più alto. Quindi ecco, il tuo progetto esattamente, dove intendi portarlo e a chi vuoi rivolgere questo tuo gran lavoro? Ma noi siamo molto sfaccettati come realtà editoriale, abbiamo molte collane narrative con una loro spiccata vocazione. La vocazione di Narralibri, che è la questo è un titolo invece di Fantalibri, è un'altra, diciamo, non sono io a seguire questo tipo di titoli. Quello che invece è la linea editoriale di Narralibri, di GM Libri, è un'attenzione particolare al mondo, alla società, con una spiccata attenzione alla prospettiva storica, cioè la nostra storia recente e quello che insomma ha determinato un po' le radici del nostro vivere quotidiano. Allora, lascio la parola definitivamente a Giorgio Bernard per chiudere l'intervista. Mi scuso ancora con il pubblico se mi sono dovuta distanziare, se manteniamo questa distanza dovutamente alle precauzioni da Covid. Allora, Giorgio Bernard, lascio a te la parola per l'ultimo discorso sul mondo migliore. Ai nostri lettori ringrazio e lascio la parola a Giorgio. Un mondo migliore che è l'ultima fatica per quanto riguarda la pubblicazione dei libri che vanno visto autore e non direttore editoriale, è in realtà un figlio abbastanza anzianotto, perché fu finito di scrivere nel 2016, poi ha avuto tanti diversi passaggi, ha dovuto attendere molto a lungo per vedere la luce, è uscito a novembre scorso ed è il secondo capitolo di una trilogia. Ora, non era chiarissimo quando questa trilogia
trilogia avrebbe visto il suo compimento con l'uscita del terzo capitolo. Do la notizia in anteprima: entro l'anno solare, anche Ultimi Giorni, che è il terzo e ultimo capitolo di Racconti degli Esterni, vedrà la luce. Arrivederci, grazie.